Con Santa Cecilia iniziano ufficialmente, per così dire, le festività natalizie. Beh, Natale è una festa religiosa importantissima, nasce Gesù bambino, ma Natale è anche purtroppo anche la festa del consumismo sfrenato, ma Natale deve essere anche la festa di chi soffre. Per questo una carezza, un pensiero ai più poveri, alla gente che versa in difficoltà. In questo senso l'azione, gli interventi della mensa, cosiddetta mensa dei poveri, dei bisognosi, quella di via Cavour, mensa gestita dalla Caritas diocesana di Taranto. Siamo con una volontaria, Lucia Giangrande, che armatasi, per così dire, in tenuta da Babbo Natale o da Mamma Natale, distribuisce queste pettole per raccogliere un'offerta a favore dei più bisognosi. Certo, perché qui Taranto ci troviamo in una situazione molto molto disagiata e abbandonata da tutti quanti, da tutti. Io personalmente sono 25 anni di pellegrinaggio, per cui mai nessuno, grazie ai nostri sostenitori politici, sono venuti a dire: ma come fate? Che cosa fate? Noi operiamo alle 3 di notte, andiamo ai mercati, andiamo ovunque. C'è tanta gente veramente povera ma umile che ci dona, perché sì, noi possiamo far mangiare i nostri poveri alla mensa. Un abbraccio a tutti, un auguri e mi raccomando, ricordatevi di noi poveri. Un abbraccio. Bene, e allora permettetemi di gustare insieme a Lucia una pettola e anche così la sensibilizzazione ad aiutare la Caritas diocesana, ad aiutare la mensa. Io ho avuto l'onore di fare il servizio civile nel 1998 e ho servito alla mensa dei poveri, un'esperienza che mi ha arricchito tantissimo, che mi ha dato tanto, che mi ha fatto capire che nella vita basta un colpo di vento per stravolgere un'esistenza, la mente va in tilt e iniziano i drammi. Chiedo scusa, io non volevo ricordare che noi abbiamo gli extracomunitari, noi abbiamo 150 famiglie costantemente, tutti i giorni vengono alla mensa, tutti i giorni, con bambini. Bambini. E anche questo è uno spunto per combattere ogni forma di razzismo. La povertà purtroppo è universale, non esistono bianchi e neri, non esistono comunitari ed extracomunitari, esiste soltanto l'essere umano nella sua dignità. Perfetto, perfetto, sono d'accordo. Beh, e allora buon Natale a tutti e soprattutto alla gente che soffre. Ricordatevi, vi prego, anche un piccolo pensiero, donatelo con amore ai bisognosi e alle mie colleghe. Dio che ci dà tanta forza per mandare avanti questa grande battaglia, perché è una grande battaglia. Un abbraccio a tutti. E per concludere, come diceva Raoul Follero, nessuno ha il diritto di vivere felice da solo. Auguri a tutti.